Let's go, bitches! This is a new video and I am power! Lasciando di nuovo questa intro in inglese che ho voluto cambiare, così mi sto divertendo ogni tanto a modificarla, aggiungere cose, levare, eccetera, eccetera. Voglio ringraziarvi per i 14.000 iscritti. Voi ragazzi magari pensate che... non lo so, pensate che sono qui su YouTube, faccio video, eccetera, eccetera, però non mi frega. Però per me è un grande traguardo sapere che così tante persone vedono i miei video, perché quando ho iniziato questa avventura non me l'aspettavo. E sinceramente sto avendo grandi soddisfazioni, quindi grazie ancora. Stiamo entrando nella road per i 15.000, road to 15.000. E non vi dico cosa ci sarà ai 15.000. In verità ci sarà un giveaway, spero l'abbiate sentito. E... vi dico cos'è questo giveaway, però è molto grande. Comunque, tralasciando questa cosa, partiamo subito con il video. Come vi avevo detto, ho scelto di fare il Vector contro l'Emtarix che avete votato nella mia pagina Facebook. Per chi se lo avesse perso, io utilizzo molto sto usando molto la pagina Facebook per interagire con tutti voi. Anzi, vorrò cercare di usarla di più perché... non lo so, mi diverte avere la possibilità di avere un modo di parlare, di comunicare con voi, di dirvi cose, di coinvolgere in quelli che saranno i miei video futuri, eccetera, eccetera, attraverso la pagina Facebook. Comunque, partiamo subito con il video. I due gameplay che state vedendo li avete già visti in due miei video. Quello del Vector, tanto tempo fa, e quello dell'Emtarix è quello di ieri. Perché non ho usato nuovi gameplay? Li avrei potuti usare, ma questo l'ho fatto perché se volete magari diciamo vedere un video completo di come uso quest'arma e cosa faccio, com'è giocare solo con quell'arma, magari che ne so, dopo questo video preferite vedere il Vector, potete vedervi quel gameplay, dato che qui come vedete avete due schermini piccolini, non è proprio il massimo. Comunque partiamo subito con Vector versus Emtarix. Iniziamo subito. Allora, per prima cosa sono due SMG secondo me molto valide, anzi mi piacciono tantissimo. Come sapete io ho sempre giocato con l'SMG sin da Call of Duty 2 e sono veramente innamorato di questa classe delle armi, quindi vi spiegherò tutto, tutto, tutto. Iniziamo subito con il Vector, i vantaggi che ha il Vector sull'Emtarix. Per prima cosa, il Vector ha un danno maggiore rispetto all'Emtarix di quanto? Di 5. In poche parole, il Vector fa 45 di danno, mentre l'Emtar ne fa solamente 40. Oltre a questo il Vector ha una portata maggiore. E cosa vuol dire una portata maggiore? Che i proiettili fanno più danno a distanze più lontane. Cioè più aumenta la distanza, meno il danno cala del Vector rispetto all'Emtar. Quindi anche questo è un fattore importante, il fatto del danno a distanza. Oltre a questo la ricarica del Vector, sia quando l'arma è scarica, cioè a zero colpi, sia ha almeno un proiettile dentro, è più veloce rispetto all'Emtarix di quanto, ora vi dirò entrambi i valori, cioè 2,53 secondi per il Vector, 3,2 per l'Emtar, che è abbastanza, si nota. E oltre a questo, questo per quanto riguarda quando ha dei proiettili ancora dentro al caricatore. Quando non ha proiettili, è completamente scarica, ci mette 3,2 secondi, che è tra l'altro il tempo di ricarica, lo stesso tempo di ricarica, dell'Emtarix quando ha ancora proiettili. Mentre l'Emtarix ci mette 3,93 secondi, praticamente 4 secondi per ricaricare. Oltre a questo, bisogna anche dire che il Vector rispetto all'Emtarix ha un rinculo maggiore. E ora partiamo con quelli che sono i vantaggi dell'Emtarix. Per prima cosa, il danno minimo, sì, il danno minimo, cos'è il danno minimo? Quello che vi ho detto prima, il danno 45-40, è il danno massimo dell'arma. Per quanto riguarda il danno minimo, cioè il danno non viene ridotto più di una certa, di un certo numero, cioè arrivati al massimo della portata, cioè quindi alla massima distanza possibile, il danno rimane quello, cioè 25 per l'Emtarix e 20 per il Vector. Quindi è un cambiamento abbastanza grande questo, perché dipende che tipo di uso volete fare dell'arma. Oltre a questo ha un radio di fuoco più alto, non di tantissimo, ma di 810 colpi al minuto, mentre per il Vector di 759. Molti di voi, quando giocano a COD, non si accorgono che il Vector ha un radio simile all'Emtar. O il mio telefono squilla. Cioè squilla, mi hanno mandato un messaggio. Quindi, magari molti di voi sono abituati a dire no, no, il Vector è... ha un, diciamo, spara troppo lento. Invece non è vero, è una cosa che non ve ne accorgete, ma in verità sono molto simili. La differenza alla fine è solamente di circa 51, sì, 51
proiettili al minuto, che non è proprio larghissima. Oltre a questo, il caricatore dell'MTAR-X è molto più grande, perché sono 38 colpi contro 32, e questo fa molto la differenza in un SMG, cioè SMG è la classe delle mitragliette. Questo perché? Perché le mitragliette si fa un grande uso dei colpi, molti colpi non vanno magari a segno, questo è normale, sono delle armi che richiedono velocità, eccetera, eccetera, quindi molte volte si sbagliano i colpi. E quindi è un vantaggio avere colpi in più. Oltre a questo, ci sta un significativo, una significativa diminuzione del rinculo. Questo, rispetto al, come ho già detto prima, rispetto al Vector, si nota molto in quello che è il rinculo verso sinistra, verso sotto e verso sopra. Invece il Vector ha un meno rinculo per quanto riguarda il rinculo verso destra. Spero vi abbia aiutato con questa serie, ma voglio dirvi un'ultima piccola chicca. Su questi SMG vi consiglio di usare quello che sarebbe l'accessorio canna lunga, sarebbe il freno di bocca. Perché vi dico di usare freno di bocca? Allora, gli SMG dovete capire che hanno una portata che cala mano a mano che aumenta la distanza. Quindi riuscire a aumentare pure di poco questa portata, questa distanza, è un grande vantaggio, perché consente di usare meno colpi. Essendo armi che sparano anche tanti colpi al minuto rispetto a un fucile d'assalto, vi consente magari a media distanza di riuscire a uccidere un fucile d'assalto che vi sta sparando, perché potete sfruttare la mobilità di quello che è l'SMG, che è un fattore secondo me molto importante, e anche da vicino, perché riduce il, ovviamente, da, come sapete, le distanze dopo pochi metri subito cominciano a diminuire i danni, dopo pochi metri, quindi il fatto magari anche di sparare senza mirare vi consentirà di uccidere gli avversari. Spero vi sia piaciuto questo video. Se vi servono altre informazioni o volete vedere cosa uso io magari sugli SMG, che cosa, come ci gioco, eccetera eccetera, vi lascio sempre il link dei video in descrizione. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere, speriamo di riuscire a superare i 1000 like a questo video, mi farebbe veramente contento, e ci saranno molte novità nei prossimi video. Bella bitches.